Salve a tutti amici e ben trovati. Io sono Massimo Terry e siamo qui per un episodio di Batman Arkham Knight. Nell'ultimo episodio abbiamo risolto uno dei giochetti dell'Enigma, trovando la prima chiave per salvarsi da Kyle, in quanto ha un collare esplosivo, se entrano tre chiavi, lei non potrà uscire da quel posto, non fa un fin qui rinchiusa. Nel frattempo abbiamo scoperto tracce sul quelle di Arkham, visto che sono riusciti ad abbassare un ponte e quindi attraversare il ponte e arrivare a Miyagi Island, dove tendisse in vari. Ma insomma, come vedete, abbiamo scoperto che lei ci dà in qualche modo c'è un indizio su quella di Arkham. Bene, ora penso di andare avanti con la storia e andremo a svolgere questa missione del domicilio perfetto. Quindi ragazzi, abbiamo saputo cosa fare, abbiamo una missione, quindi bando le ciance e che viaggio abbia inizio. Let's go! Indagando sul cadavere che ho scoperto sul tetto del negozio di elettronica potrei trovare... Alfred, ho trovato un corpo mutilato. Ma non è quello di cui mi ha parlato Cash. Cercherò di stabilire la causa del decesso. Bene, cioè comunque io ho messo qui tipo quasi, non in croce ma quasi, cioè appeso così in bella vista. Gli esami del sangue indicano arresto cardiaco da overdose di antidolorifici. E hanno usato un acido per cancellare le impronte della vittima. Una fine ben poco gloriosa. Non è tutto. È come se il DNA del soggetto fosse stato danneggiato in qualche modo. Non ho informazioni sufficienti per una ricerca incrociata nel database. Dovrò analizzare il corpo con lo scanner di tessuti profondi per rilevare il profilo e determinare l'identità della vittima. Senz'altro, sir. Mi sembra che un certo sia stata la faccia in qualche modo, se l'hanno coperta, nascosta. Però che fine, c'è una overdose di antidolorifici che ha dato un arresto cardiaco. L'eroe dice di aver visto uno dei cadaveri. Era stato crocifisso. Conoscendo l'eroe, avrà dato un occhio. Certo che sì, l'ha anche fotografato con il suo cellulare. Quello è malato. Ho già visto una cicatrice del genere. È il segno di un morso. L'analisi del raggio indica una specie di selachimorfa. Questa particolare varietà di squalo si trova solo nelle acque al largo della costa di Gotham Nord. Quella prova è già stata identificata. Va bene, anche Gatama. Devo continuare a cercare. La vittima presenta una protesi oculare. Questo tipo di resina acriloide medica è stato utilizzato una sola volta in un trial clinico di 5 anni fa. Di trauma al braccio. Sono state impiantate viti in titanio per correggere una frattura dell'omero. Alfred, il nome della vittima è Lisa Mendes. Ha avuto un'infanzia piuttosto travagliata, sir. Orfana a 9 anni, affidamenti familiari, droga. Ha coltivato un talento per il surf fino all'incidente con lo squalo, in cui purtroppo ha perso anche il fidanzato. Lavorava per un ente caritatevole di Tucson in Arizona quando è scomparsa. La cosa strana è che questa persona non è scomparsa a Gotham. L'hanno portata qui e uccisa. Ma perché? Dobbiamo trovare il colpevole. Posso suggerire di controllare se sente altra di quell'orrenda musica lirica? Si direbbe una sorta di biglietto da visita. Bene, abbiamo risolto questo primo mistero sul amico perfetto. Di una ragazza veramente sfortunata che aveva dato magari un po' di fortuna, ma che poi è stata una morte orribile. E come mai è scappata qui a Gotham? Che sì, anche nella più pazza del mondo, ma perché proprio qui? E vabbè. Direi di andare a quella questa missione della sinossica, dell'indago sulla segnalazione di un vigilante mascherato di Gotham, della del cappuccio. Bah, vediamo un po' cosa ci aspetta. Qualcuno ha acceso un simbolo di Batman in fiamme sul tetto del negozio di Gambi. È un segnale o una minaccia? Vediamo. Esatto, un po' se è una minaccia o qualcuno che potrebbe aiutarci magari, visto che siamo veramente soli in questa lotta, perché Robin perde nelle sue battaglie e l'altro più Robin e Nightwing non c'è presente. Batman, non mi ha sfuggito il fatto che sia ancora presentato alla mia sfida a China. Fai fretta in vecchio. Preferisco evitare di vincere al tavolino quando è possibile. No, sembra che Edward Ninga sia mentre arriva a cercare l'attenzione. Oddio! Oh, ma che è questa roba? Ma cos'era?
creatura della notte. Ma cosa? Tazza, la creatura dei cieli, ma è un pipistrello umanoide. Oddio, che spavento il cuore. Io non soffro di cuore, ma diciamo, una porta così fa paura. Ma cos'era? Oddio mio. Senti come fa la città, come fa il rumore. Beh, andiamo a vedere il sole del cappuccio. Ci distraiamo un pochino. Ho visto la nuvola che si è formata sopra, fa paura. Sai, dicono che sia lì che Joker è diventato, insomma, Joker. È una leggenda. Alcuni nascono pazzi, lui è uno di quelli. Siamo qui. Che dobbiamo fare? Dubito tu mi abbia dimenticato, Batman. Azrael. I giorni bui sono giunti, Batman. La profezia si è avverata. Dalle ceneri di Arkham City, le fiamme divampano e Gotham brucia. Cosa vuoi da me? Nei tuoi occhi arde lo stesso fuoco. Prima che passi questa notte, quel fuoco ti consumerà. A Gotham servirà un nuovo salvatore, un nuovo guardiano, un nuovo Batman. Io non sono ancora finito. Non puoi portare questo fardello per sempre. Ti ho studiato a lungo. Tu hai un codice. Tu non uccidi. E nemmeno io lo farò. L'ordine lo aveva previsto. È giunta l'ora di passare il mantello a un altro guerriero. Se darai prova delle tue abilità, quando verrà il momento, ci penserò. Ma prima devi dimostrare di esserne degno. Come vuoi. Bene, c'è questo possibile alleato, che per me non lo è tanto, visto che io, se non Destiny Kid, sono un poco, diciamo, contro i Templari, ma questo altro sembra voler darci. È per il posto di Batman. Visto che Lord è Marte, questa fine. Hai del potenziale. Contattami quando sei pronto alla prossima fase. Ma quello è il tizio di poco fa? Sir, ho documentato la prestazione di Azrael. Bel lavoro, Alfred. Ora procedi coi test fisiologici. Mi sta forse dicendo che lo considera un possibile successore? Impossibile dire che accadrà dopo stanotte. A più tardi. Guarda, c'è questo cavaliere che vuole prendere. Ma prima ho visto volare il tizio. Ho l'impressione mia. Comunque, sembra sia questo tizio da Swazler, che ha potuto Templare, che è, diciamo, ha studiato Batman. C'è lui, vuole prendere il suo posto, che secondo l'oggi potrebbe esserci la fine di Batman, del Cavaliere Oscuro. E anche Batman dice sì, tenlo in considerazione perché non sa mai cosa possa succedere. Bene, direi di andare a svolge questa missione e riuscite dalla paura. Sono diretto alla Wayne Tower. Se riusciamo a decifrare i protocolli di sicurezza del Cavaliere di Arkham, riusciremo a rintracciarlo. Se crede di potersi nascondere, sir, sta per ricevere una brutta sorpresa. Anche il buon Alfred, diciamo, sembra adattato. Bene, andiamo alla Wayne Tower. Penso che Lucius abbia... sta facendo quei dati che ci ha lasciato Barbara. E quindi vediamo un po' come ci dirà il buon Lucius, il nostro re mida delle industrie fallimentari, che le porta a successo. La bella Wayne Tower, simbolo. Non decide di spezzarci gambe e braccia. Mi ricordo che abbiamo appena distrutto il pronto soccorso. Wayne Tower, che è il simbolo di Gotham. Scusa, amico, devo trovarmi con la banda di Harvey. Abbiamo progetti. Siamo questa pista che. Gentile a farmi visita, signor Wayne. Immagino non avesse un abito per l'ingresso principale. Finita la decriptazione? Tutto decifrato. Ho inviato tutte le comunicazioni radio recenti della milizia e relative coordinate sul suo terminale. Grazie, Lucius. Cercando l'impronta vocale del Cavaliere di Arkham, determinerò la fonte dell'ultima trasmissione. Veniamo lì, il cuore di Thomas Wayne e di sua moglie. Anche il piccolo Bruce. Beh, è successo tutto quello che è successo. Ok. C'è anche
che è molto davvero. Tipo dei film americani in cui c'è l'industriale, c'è il capo della fabbrica che ha un bel baretto ben pieno di roba. Identità confermata. Buonasera, signor Wayne. Analisi forma d'onda attiva. No, ho aspettato abbastanza. Batman morirà stanotte. Ricerca impronta vocale nelle comunicazioni. Posizione verificata. Bene. Il cavaliere trasmette dalle gallerie di Niagani Island. Lieto d'essere d'aiuto, signor Wayne. Già che è qui, abbiamo sviluppato degli altri upgrade per la sua auto. Ci dica in quali aree concentrare gli sforzi. Bene, se sono un upgrade per la Batmobile, Virus CPU, generatore per armamenti. Il nostro Virus. Ah, questo le piacerà. L'ho scritto io stesso quando ho visto cosa affrontava. Il virus drone penetra nei sistemi d'armamento dei blindati e fa in modo che puntino le unità amiche. Questo sì che è su goals. La contatterò appena sarà pronto. Se le dovesse servire qualcos'altro, mi trova qui tutta la notte. Dopotutto, anche volendo, non dove vuoi andare? Dove vuoi andare? Dove sei in bicicletta? Oh, lì c'è una strada come quella della torre d'orologio. Non sai pure qui mace. Sai, se mai avessi voluto conoscere la tua identità, ti avrei strappato via quella maschera anni fa. Pensavo che la verità mi avrebbe deluso, ma devo ammetterlo. Travestirti da VIP meno interessante di tutta Gotham è una più. Non c'è stato verso di farle una sorpresa. Speravo di tenerlo nascosto finché non fosse pronto. Disturbatore di nuova generazione. Sarà completo in un paio di settimane. Ho pensato avrebbe gradito un prototipo funzionante. Dovrei riuscire a consegnarglielo questa sera. Disturbatore. Grazie, Lucius. Potrebbe proprio servirmi. Così potrebbe essere utile. Il gioco è scomparso e noi andiamo avanti a cercare il cavaliere di Arkham. Stia attento, signor Wayne. Sono qui se ha bisogno. Alfred, ho individuato il cavaliere nel sistema di tunnel di Niagara. Ottima notizia, sir. Ma sto rilevando una considerevole presenza di droni nell'area. Sarebbe una follia attaccarli senza la Batmobile. Ricevuto. Vuole che apra l'entrata sud? Aspetta che arrivi lì, Alfred. Non vorrei guastare la sorpresa. Beh, mi ha dato il cavaliere di Arkham, però il problema è che ovviamente lì è pieno di droni. Perché lui ci sta aspettando tutto questo? Mio su Gotham, il tuo lungo regno di paure. Ora è tutto. Alfred, sono all'entrata del tunnel. Gran madre, c'è un quintorno. Un attimo, sir. Sto accedendo al mainframe di sicurezza dell'edificio. Alfred, c'è un'altra porta anti-esplosione. Dovrai aprirla. Oh cielo, pare che mi abbiano espulso dal sistema. Devono sapere che lei si trova lì. Non preoccuparti, Alfred. Troverò un altro modo. Hai fatto qualche progresso con la cura? Ci sono quasi. Ehi, non ho notizie di Barbara da un bel po'. Sta bene? Sta bene. Sta lavorando a una cosa per me, è importante. Ma è al sicuro, vero? Niente paura, Tim. Continua a pensare alla cura. E qui Batman è stato un po', diciamo, si razzietto, perché non dice la verità a Robin. Ovviamente cerca di far concentrarsi sul suo lavoro e trovare la cura, che per Batman è molto importante, visto che lui è al Joker under my skin. Ma capisco perché non gli hai detto della reazione isterica del vecchio Jim. Certo, se tu avessi preso cura di Barbara come fai con il tuo giovane aiutante, forse non sarebbero nemmeno riusciti a rapirla. Cioè, la vera cosa inquietante è avere il Joker che ti spunta improvviso, ti parla. Non esiste, è tutto nella mia testa, nella testa di Batman, di Bruce, però... Cavolo! Sono dei poveri sciagurati. Quanto è bello. Come noi due. Allora, quanto è bello. A pezzi per colpa della tua crociata. Adesso sexy. Yau. Wow. Ricapitoliamo. Barbara è stata rapita, eh? Cavolo, ce l'ho provato. Morta.
Tu lo stai nascondendo al nostro Romeo Meraviglia e il caro vecchio Jim è andato da solo a fare l'eroe. Non è pro. La tua giornata, Batman. Qualcosa che non va? Avanti, libera il povero Robin. Non puoi schiavizzarlo per ottenere la tua cura. E poi, se la fuori si farà ammazzare, non dovrai più di Barbara. Due piccioni con una pappa. Oddio, quando sei rompi? Pensi davvero che possa risolvere il tuo problema di giocherite? Neanche per sogno. Sono cronico, Bruce. Persistente. Sappiamo entrambi che non esiste una cura. Ricordi quando tutto era più semplice? Quando c'eravamo solo noi due? In una normale guerra contro il crimine? Guardati intorno, va. Le cose cambiano. Ormai siamo alla guerra totale. E tu ci sei dritto in mezzo. Comunque, ancora qui. E come in tutte le guerre, ci sono delle vittime. È inevitabile, ineluttabile. Come la morte. Forse la morte no. Quella credo di averla scansata. Certo, non tutti abbiamo questa fortuna. Guardi, mi vede? Serious? Bravo! Tripla trama in titanio. Bene. A meno di sapere esattamente dove sparare. Sei bravo, Cavaliere Oscuro. Migliore di quanto ricordassi. Ucciderti sarà una soddisfazione ancora maggiore. Ah, e non temere per Barbara. Avrò cura di lei più di quanto tu abbia mai fatto. Batman è nella sala di controllo. Fategli vedere che succede a chi tocca la mia città. Su Batman, ripete, che poi quello della mia città. Aia. Un tizio grosso grosso e corazzato. Tu non ci colpisci, bestia. Ehi, cosa c'è da cedere? Il tempo di. Oh, cavolo. Ma questo ci vuole. Siamo pronti a portare un blindato e una schiazzatata. Ma noi usiamo anche. Ma, proiettili. Ma, che è meglio. Sai, tu, mi fido. Anche se non è il Batman, però sai che è un po'. Vai, vai, Batman, la versione ruba macchina da 50. Quello non ti conosce bene, vero? Credi di averti intrappolato qui? Ma che razza di futuro? Il criminale può pensare che una porta e qualche blindato bastino a fermare Batman. Cosa non uscire nella nostra bella Batmobile, che bella. Devo salvare Oracle e ciao, farla pagare al Cavaliere di Arkham. Vedo che è di nuovo in auto, signorino. Vado a cercare il Cavaliere, quindi. Allora speriamo che abbia Miss Gordon con sé. Nessuna traccia di Miss Gordon.
Lui sa dove posso trovarla. Non mi sfuggirà. Sotto fuoco pesante! Blindato abbattuto, ripeto, blindato abbattuto. Tutte le unità di supporto, ripiegare. No, ma è lui. Stessa luna non è questo, il canale di Arca, maledetto. Scenerita. Il conducente non è il cavaliere di Arkham, ma saprà dove posso trovarlo. Come ci si sente? A inseguire l'uomo sbagliato. Dov'è il cavaliere di Arkham? Non lo troverai. Credevi di sorprendermi triangolando il mio punto di trasmissione? Impara la lezione, Batman. So come pensi, perciò so come batterti. Dove si trova? Con Barbara Gordon. Ora è nostra. Pensa a che cosa le potrà sbagliata. Fare il cavaliere. Infatti. Che stai facendo? No, non puoi farlo! Dove si trova? È andato dal piccoletto, il pinguino! Ah, è stato lui a fornire i rifugi per l'attacco! Il cavaliere lo ripagherà per i suoi servizi! È tutto qui! Oh, tu sei alto e parli ora! Ti viene in mente altro? Usa una società di refrigerazione come copertura. I camion consegnano armi in tutta la città. Come si chiama? North Refrigeration. Grazie. Bene, sappiamo un po' di più di queste armi. Alfred, ho bisogno che tu scopra tutto il possibile sulla North Refrigeration. Ma certo, posso chiederle perché? Il pinguino arma il cavaliere di Arkham. E al momento è la pista migliore per trovare Barbara. Indago immediatamente, sir. Vedo che il signor Fox cerca di comunicare. Lucius. Signor Wayne, il nuovo upgrade della Batmobile è pronto per l'uso. Il Batwing è in arrivo a Grand Avenue. Bene, sappiamo che ora il Grand Arkham è in cubo del pinguino. Sir, ho scoperto l'errore informatico sfruttato dal cavaliere di Arkham per trasmettere attraverso il suo guanto. Stia tranquillo, le nostre comunicazioni sono criptate. Vuole che gli blocchi l'accesso per evitare problemi? Lascia il canale aperto, Alfred. Cosa dirà, più cose sapremo subito. Molto bene. Guarda che sappiamo di più sul cavaliere. Che ha, che per apparire armi usa il pinguino. Trafficante di armi di Gotham. Lui che faceva parte della fine di Cobblepot, fine molto, no, diciamo, alto locato a Gotham, anche ora è diventato capo della malavita, dopo che questo è fumetti, dopo che lui diciamo sua famiglia è stata un po' rovinata, e lui studiò a Londra, in quel momento, e lì imparò, diciamo, le basi della criminalità. Pensato, direi che imparò bene a Londra, però ora prendiamo questo bel aggiornamento del Batwing. Mamma mia. Rileviamo un velivolo diretto verso Grand Avenue. Ha appena eseguito un cambio di direzione a 12G. Non ho idea di cosa possa eseguire dei numeri simili. Io sì. Facciamogli vedere cos'è la guerra. Queste cose, certo, buon Lucius. Certo che riusciremo a guidare Bogota, il Batman mi sembra meraviglioso. Un drone infetto prenderà di mira gli altri. Fuoca non riesce a stare a passo. Preso! Il problema è che Cadillac credo che sia in vantaggio, ma in realtà sono noi che siamo finito tutto. Solo un Grundy, dovrebbe essere... Sir, ho raccolto informazioni sulla North Refrigeration come aveva chiesto. Pare che il signorino Grayson stia svolgendo un'indagine su di loro. Bene,
Digli di mandarmi quello che ha. Ha insistito per incontrarla di persona. Sta arrivando da Bladeven con le informazioni del caso. Sarà sul tetto che sovrasta il terminal traghetti di Ranelov. Grazie, Alfred. Nel frattempo, sir, le scansioni indicano che il cavaliere di Arkham ha schierato i suoi luogotenenti veterani in blindati da trasporto truppe in tutta la città. Abbiamo agganciato uno dei veicoli. Nel caso lei volesse intervenire, provvedere a toglierli di mezzo. Bene, quindi andremo a incontrare Dick Grayson, sì, primo Robin, che ora lo accettare, ed è Nightwing. E come stavo dicendo, quello è solo un Grundy, uno dei seguitati della Suicide Squad, cioè lui, che era l'uomo mezzo coccodrillo. Però non ha svolto missione per fermare Pinguino e la Not Refrigeration. Vediamo cosa ha scoperto Nightwing sulla North Refrigeration. Bene, se trovo il pinguino, troverò il cavaliere. Esattamente, il signorino Grayson l'aspetta sul palazzo che dà sul terminal traghetti Ranelov. E così ti aggiri ancora sui tetti? Non avresti dovuto venire, non stanotte. Mi stai prendendo in giro? Quando ho saputo di Barbara? North Refrigeration, dimmi ciò che sai. Il pinguino fa uscire armi da Bladeven su camion frigoriferi. Io credo che abbia un deposito a Gotham. Mi domando dove. Cobblepot è la pista migliore per Barbara. Devo trovare quel deposito di armi. Se intercetto uno dei suoi camion, mi porterà da loro. Se solo tu conoscessi qualcuno che ha seguito i loro movimenti. Cosa? Non crederai che sia venuto qui senza un piano, vero? Ci penso io. Tu servi a Bladeven. Senti, Bruce, fatti aiutare. Non puoi fare tutto da solo. È troppo pericoloso. Non rischierò di perdere altre vite. Tu servi a Bladeven. Va bene. Ho capito l'antifona. Ma se vuoi seguire quel camion, ti servirà questo. È un prototipo fresco di laboratorio. Il vecchio Fox si è superato. Ci si vede. Abbiamo questa nuova arma, il disturbatore, che già avevamo visto da Fox, che era un prototipo. E grazie a Nightwing abbiamo una pista per trovare. Posso neutralizzare le armi. Per trovare il Goverpot al suo prossimo magazzino di armi. Ma ecco, prendo questo punto dei magazzini, abbiamo un duro colpo anche a HDH. Però, come diceva appunto Nightwing, ho notato che Batman fa tutto da solo, perché con una mano dai suoi collaboratori e riesco che lui si tende il pezzo di tutti i servitori, però Canisera non può continuare così. Beh ragazzi, dopo quello che ho scoperto, penso che sono concluso con il video. Vi invito a lasciare un like in caso questo vi fosse piaciuto, iscrivervi al canale e attivare la campanellina, così rimanete aggiornati dei nuovi video che usciranno. Poi se potete commentare la vostra sui video, sul video, se vi piace la serie, come sta andando, se vi piace tutto. E inoltre vi suggerisco di seguirmi su Twitch, lo fare live sui social come Twitter, Instagram, Facebook, così da sapere più sul mio lavoro. E se non aggiornate i video che usciranno e dai che farò. Tutto questo ragazzi, al prossimo episodio. Passo e chiudo.